ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario video delle diocesi di Tivoli e di Palestrina. Apriamo la puntata di oggi con l'ultimo appuntamento dei pellegrinaggi vicariali nella cattedrale di Sant'Agapito a Palestrina in occasione del 1750 anniversario del martirio del santo patrono. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Gesù legge nella sua morte il momento della sua massima gloria. La gloria per Gesù non è perché tutti lo vanno a cercare, questa è la gloria degli uomini. La sua gloria è dare la vita per noi, il frutto è la vita eterna, la vita per sempre. Questa è la gloria che ci aspetta. Siamo disposti anche noi allora ad assumere questa dinamica di morte e resurrezione, identificandoci con il chicco di grano caduto a terra. Questa immagine ha sicuramente ispirato tanti martiri, direi. E sicuramente anche il nostro agapito. In fondo, se noi siamo ancora qui dopo 1750 anni dal suo martirio, e anche grazie alla sua fede, alla sua capacità di donare la vita come Cristo e con Cristo, come il chicco di grano. Il sangue dei martiri è capace, come il chicco di grano quando muore, di generare. E così il sangue dei martiri è capace di generare nuovi cristiani. E rimaniamo nel Duomo Prenestino e nel contesto delle celebrazioni per l'anniversario del martirio di Sant'Agapito. Martedì 19 marzo Don Angelo Romano, rettore del santuario di San Bartolomeo all'isola, ha tenuto la conferenza sul tema Nuovi Martiri. Papa Francesco tante volte ha detto i martiri sono più numerosi nel nostro tempo che nei primi secoli. Giovanni Paolo II, prima dell'anno santo, decise di istituire una commissione chiamata Commissione Nuovi Martiri. Forse per tanto tempo si era guardato al martirio con criteri di giudizio che non tenevano conto del mutato contesto storico. Diceva Benedetto XVI, sono mutati i contesti culturali del martirio. Il cristiano, come sappiamo, è proclamato martire dalla Chiesa se viene ucciso da un persecutore in odio alla sua fede. Non tutti i martiri sono uccisi per odio alla fede proclamata, ma, come insegnava già San Tommaso d'Aquino, sono uccisi in odio alla fede vissuta, cioè in odio alle virtù cristiane che essi praticavano. Questo chiarimento teologico non è di poca importanza. Ha permesso di comprendere e di proclamare pienamente martiri persone a cui nessuno aveva chiesto, diciamo teoricamente, di non essere più cristiani. Gli chiedevano di non vivere da cristiani. La Chiesa è presente in scenari complessi e spesso pericolosi, in contesti di conflitto, di dominio della criminalità organizzata, in paesi retti da dittature o da regimi senza alcun rispetto né dei diritti umani né della libertà religiosa. Ricordiamo i martiri, custodiamo la loro memoria, che è una memoria benedetta, perché è una memoria che ci testimonia di persone nelle quali possiamo vedere il Gesù della Passione. Siamo ormai a ridosso della Settimana Santa e venerdì 22 marzo in cattedrale a Palestrina il Vescovo Mauro ha incontrato i giovani delle diverse realtà diocesane per la celebrazione penitenziale seguita da un momento conviviale. Gesù sta passando attraverso questa celebrazione nella vostra vita. Già dalla lettura del Vangelo è stato un momento toccante, anche l'omelia del Vescovo ci ha preparati al momento poi della riconciliazione. Non pensate mai che la confessione sia un giudizio su di voi. Potersi aprire con un sacerdote fa sempre bene, sicuramente alleggerisce il cuore. Ci siamo liberati dei pesi che avevamo dentro. Penso che la riconciliazione sia uno dei momenti più importanti nella vita di un cristiano. Sento di essere stato capito al volo dal sacerdote. Mi sono sentito bene con me stesso, non mi confessavo da tanto. Ho fatto anche delle preghiere personali. Mi sono liberato dai pesi interiori che avevo. Un momento bello, di grande condivisione e soprattutto di unità con Dio a conclusione di questo percorso quaresimale. I ragazzi sono stati veramente coinvolti e hanno dato tanto tempo al sacramento della penitenza. Cioè, ho sentito proprio il perdono. Adesso il prossimo appuntamento sarà in occasione della giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. 19 aprile, Colle Fiorito, non puoi mancare. Adesso uno sguardo sulle realtà del nostro territorio. All'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina, la cappella è di nuovo accessibile anche ai fedeli esterni alla struttura. Finalmente siamo riusciti ad ottenere la riapertura al pubblico anche esterno della cappella.
così come era prima della pandemia. Così la cappella diventa fruibile anche per gli esterni o per i parenti degli ammalati. Già da Domenica delle Palme, infatti, sarà possibile partecipare alle celebrazioni della Settimana Santa. Ci spostiamo ora a Zagarolo, dove le Suore della Carità, serve dei poveri canossiane, hanno celebrato gli 80 anni della loro presenza in questa città. Siamo una piccola comunità. Una presenza che ha 80 anni di storia, fa nel loro ingresso il 26 ottobre del 44, in due. Grazie per quello che avete donato a questa comunità. Stasera ringraziamo Dio e tutte le canossiane di ieri e di oggi, che qui sono vissute e hanno operato. Questa ricorrenza rientra nella cornice dei 250 anni dalla nascita della fondatrice, Maddalena di Canossa. La canossiana madre deve intuire il bisogno prima che sia richiesto. Questa è la vera generosità di Maddalena, o perlomeno quello che lei ci lascia come eredità. Le canossiane mettono al mondo una umanità, tra virgolette, divinizzata. Sabato 16 marzo, nella chiesa di San Pietro Apostolo, si è tenuta una tavola rotonda sul significato della presenza canossiana a Zagarolo. Auspico che questa giornata sia l'inizio di un nuovo stile di condivisione della preziosa testimonianza canossiana qui a Zagarolo. Non, ripeto, una testimonianza da usare, ma una testimonianza dalla quale lasciarci tutti provocare per diventare insieme una chiesa sempre più in uscita. Oltre al vescovo Mauro sono intervenuti Suor Liliana Ugoletti. Sia Maddalena sia Bachita diventino le due testimoni del nostro nuovo cammino. E il professor Antonio Fiorito. Era veramente il polmone, si può dire, spirituale del paese. I nostri genitori andavano in campagna, lavoravano e ci lasciavano là per tutta la giornata. Erano praticamente una scuola a tempo pieno, insomma. Io ho iniziato da quando ero bambina a frequentare l'oratorio canossiano, ho capito davvero l'importanza di stare all'interno di questo oratorio, di capire l'importanza di Gesù all'interno del mondo dei giovani. La testimonianza che loro hanno dato è stata quella di mettersi a servizio della comunità, soprattutto dei più deboli. Tramite loro accade a tutti i battezzati, che cerchiamo di dare la vita, generare la vita e ritrovare la gloria. A Rocca Santo Stefano, invece, nella mattinata di domenica 17 marzo, la parrocchia ha ufficialmente ceduto il castello medievale al comune. Vediamo il reportage del nostro inviato Paolo Schiavella. Nel cuore della gente di questo paese c'era il desiderio di recuperare questo castello, questa struttura. Un gesto concreto di sensibilità, di affetto verso tutta la nostra comunità. Scriviamo un'altra pagina di storia. Presso la parrocchia della Santissima Annunziata a Palestrina si sono conclusi martedì 19 marzo i festeggiamenti in onore di San Giuseppe, particolarmente venerato nel quartiere degli Scacciati. Gli insegnanti di religione cattolica si sono incontrati a Cave il 14 marzo per riflettere su come gestire la fragilità nelle relazioni con i ragazzi. La dottoressa Bianca Crocamo ha guidato l'incontro sul tema testimoni di umanità in un mondo di fragilità. Sabato 16 marzo la comunità diaconale diocesana si è riunita a San Paolo dei Cavalieri presso la congregazione Suore di San Giovanni Battista per i consueti incontri di formazione diretti dal responsabile Monsignor Don Domenico Cateruccio. Azione Cattolica di Palestrina si è ritrovata con i ragazzi della CR e i loro genitori il pomeriggio di sabato 16 marzo presso la chiesa di Santa Lucia per un incontro nel tempo di Quaresima. Il 15 marzo presso il Santuario del Divino Amore a Roma si è tenuto il convegno La Forza Umile dei Cristiani, organizzato dalla Commissione Regionale per l'Ecumenismo e il Dialogo delle Diocesi del Lazio. Anche la nostra diocesi ha partecipato. Abbiamo bisogno di recepire la testimonianza di tutti i cristiani che in tanti contesti hanno offerto la propria vita in questo nuovo millennio così ferito. E prima di chiudere, vediamo brevemente cosa è emerso dalla visita ad Limina dei Vescovi del Lazio con Papa Francesco, iniziata lunedì 18 marzo e alla quale ha partecipato anche il nostro Vescovo Mauro. Un incontro molto aperto, sereno, fatto di ascolto profondo. Il Papa ci ha invitati ad essere coraggiosi e creativi. Timbro sempre quello della vicinanza, una vicinanza a Dio veramente vissuta nella preghiera, una comunione tra noi vescovi ai nostri preti e naturalmente la vicinanza al santo popolo di Dio.
In chiusura di puntata vediamo le celebrazioni del Vescovo per la Settimana Santa e gli altri appuntamenti in agenda. Lunedì 25 marzo alle 10.30 presso le cementerie di Guidonia celebra la messa in prossimità della Santa Pasqua. Alle 19 presso la Curia Vescovile di Palestrina incontra le famiglie dei nostri seminaristi in prossimità della Santa Pasqua. Mercoledì 27 marzo alle 11 presso il Liceo Maionana di Guidonia, al termine delle lezioni prima delle festività pasquali, celebra la messa per il personale docente e non docente e gli alunni dell'istituto. Giovedì 28 marzo alle 10 presso il santuario di San Vittorino Romano presiede la Santa Messa del Crisma, concelebrata con tutti i presbiteri. Alle 18 presso la cattedrale di Palestrina celebra la messa in cena Domini. Alle 21 presso la cattedrale di Tivoli è a disposizione per le confessioni fino alle ore 24. Venerdì 29 alle 18 presso la cattedrale di Tivoli presiede la solenne azione liturgica del Venerdì Santo. Alle 20.30 dalla chiesa parrocchiale di San Biagio in Tivoli guida la processione del Cristo morto. Sabato 30 marzo alle 21 presiede la solenne veglia pasquale presso il Duomo di Tivoli. Domenica 31 marzo alle 10 presiede la Santa Messa solenne del giorno di Pasqua a Palestrina. E anche per questa edizione è tutto. Vi ringraziamo della vostra attenzione e vi ricordiamo di ascoltare i nostri commenti al Vangelo su tutte le piattaforme di podcast. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata e buona Settimana Santa a tutti. Ciao!